Ciao a tutti e benvenuti sul Germoglio Vecchio. Io sono Luca. E io sono Adeline. Oggi per la rubrica Le ricette di Luca, piatto richiestissimo, prepareremo la nostra pizza. Ebbene sì, l'avete vista sabato dopo sabato nelle nostre stories di Instagram ed oggi finalmente eccovi qui la nostra ricetta. Iniziamo! Cominciamo attivando il lievito, unendo all'interno di una ciotola 1,5 g di lievito secco o il doppio di quello fresco, 1 g di acido lattico vegano che conferirà quel sapore tipo lievito madre, ma che se non trovate potete anche omettere, 1,5 g di zucchero di canna che oltre ad aiutare l'attivazione del lievito conferirà un bel colore in cottura e 30 ml d'acqua a temperatura ambiente. Mescoliamo il tutto e lasciamo riposare per 10 minuti. Dopodiché, all'interno di una ciotola, uniamo 500 g di farina tipo 0, il lievito attivato e 345 ml d'acqua a temperatura ambiente. Quindi mescoliamo il tutto con l'aiuto di un cucchiaio di legno ed una volta incorporati tutti gli elementi, copriamo l'impasto con un canovaccio e lasciamolo riposare a temperatura ambiente per 10-15 minuti. Terminato il tempo, aggiungiamo 10 g di sale cercando di spargerli uniformemente su tutto l'impasto e 15 ml d'olio evo. Iniziamo ad impastare il tutto energicamente, prima con un cucchiaio di legno e poi con le mani. Aiutiamoci sbattendo l'impasto contro la parete della ciotola in questo modo. Questo movimento favorirà la formazione della maglia glutinica, donandogli così una maggiore elasticità. Continuiamo ad impastare in questo modo per 10-15 minuti. A questo punto ungiamo una ciotola bella capiente munita di coperchio con un po' d'olio evo ed adagiamovi il nostro impasto. Quindi sigilliamo con il coperchio e lasciamo lievitare a temperatura ambiente per 8 ore, terminate le quali il panetto dovrebbe aver raddoppiato le sue dimensioni. A questo punto trasferiamo l'impasto su un piano da lavoro ricoperto con della semola o della farina a vostra scelta, cospargiamolo con altra semola o farina e con l'aiuto di una spatola dividiamolo in 3 parti uguali per una pizza tipo napoletana o in 4 per una più sottile. Dopodiché effettuiamo 2-3 pieghe di rinforzo che aiuteranno a far crescere l'impasto, per poi sigillarne la parte inferiore in questo modo. Quindi copriamo i nostri panetti con un canovaccio e lasciamoli riposare a temperatura ambiente per minimo 2-3 ore. Nel frattempo dedichiamoci agli altri elementi della nostra pizza, condendo 250 g di pomodori pelati tritati con un cucchiaio d'olio evo, un pizzico di sale e 2 foglie di basilico fresco spezzettate. Mescoliamo il tutto e passiamo poi al taglio di 100 g di mozzarella vegana a listarelle. Noi abbiamo scelto quella di riso, ma ovviamente potete utilizzare quella che desiderate. A questo punto i nostri panetti saranno pronti, quindi cospargiamoli con un po' di semola o farina a scelta e con le dita incrociate in questo modo diamo 2-3 spinte in avanti partendo dal centro dell'impasto verso l'esterno. Ripetiamo quest'ultimo passaggio fino a raggiungere le dimensioni desiderate, ricordandoci però di girare di volta in volta il nostro impasto. Quindi trasferiamo la nostra pizza su una teglia ricoperta di carta forno e farciamola con il pomodoro con la mozzarella di riso per terminare con un giro d'olio evo. Infine inforniamo 270 gradi o di più se il vostro forno ve lo consente in modalità ventilata per 8-10 minuti o fino a cottura ultimata. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Noi speriamo vi sia piaciuto e che ovviamente proverete la nostra pizza. Se vi va, lasciateci un pollice in su o un commento qui sotto e per non perdervi nessun'altra ricetta, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Noi vi ringraziamo per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!